in provincia di Modena, cuore dell'industria italiana della ceramica. Da qui provengono le piastrelle più belle che arredano le case di tutto il mondo. Tra questa provincia e quella di Reggio Emilia, in un territorio di 145 km quadrati, si sviluppa il distretto, che si pone come leader incontrastato nel panorama internazionale del settore. Da qui partono ogni giorno quasi 3.000 camion che raggiungono le mete più diverse d'Italia e d'Europa, ma il mercato nazionale è presente anche in Russia e Stati Uniti. La crisi purtroppo non ha risparmiato il distretto, che ha registrato pesanti perdite nell'ultimo periodo. Oltre il 30% il calo del fatturato, con stabilimenti dimezzati o accorpati. E i lavoratori, un tempo 40.000, oggi non arrivano a 28.000. Di questi, ben 9.500 sono stati coinvolti, loro malgrado, solo nell'ultimo anno, da cassa integrazione, mobilità e contratti di solidarietà. Il settore delle piastrelle, il nostro distretto industriale, ha subito in maniera pesante la crisi mondiale che ha colpito un po' tutta l'economia, portando delle riduzioni molto forti sia in termini di fatturato sia in termini di produzioni. A livello occupazionale noi abbiamo utilizzato tutti gli ammortizzatori sociali disponibili, quindi cassa integrazione straordinaria, ordinaria, e abbiamo oltre 20 contratti di solidarietà in essere nel settore. Noi abbiamo sottoscritto un accordo in regione per attraversare la crisi che dice che non ci devono essere licenziamenti, quindi va salvaguardato sia la capacità produttiva delle imprese ma anche l'occupazione. La crisi della ceramica in Emilia-Romagna è stata un po' paradigmatica della crisi che purtroppo ha investito anche tutta la nostra regione. È un grande settore, tuttavia, di fronte alla caduta dei mercati internazionali. Necessità quindi di misurarsi con la crisi guardando al futuro. Per questo abbiamo messo in campo un patto regionale, un accordo regionale vero e proprio con le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali per attraversare la crisi e quindi riconoscere le necessità di misurarsi anche con flessibilità rispetto a ciò che accadeva sul mercato, puntare però su strumenti alternativi alla riduzione dell'occupazione e ai licenziamenti, utilizzare bene gli ammortizzatori sociali e soprattutto puntare ancora su investimenti e innovazione. Le difficoltà esistono, la concorrenza di paesi quali Cina, India e Brasile avanza, ma il distretto vanta ancora significative eccellenze, le cui basi sono l'alta tecnologia e l'innovazione. Perché esportiamo il 70% dei nostri prodotti in giro per il mondo, quindi strategie sono innovazione naturalmente di prodotto, ma anche ricerca di nuovi mercati, cosa che il nostro settore ha sempre fatto. Quindi noi abbiamo quote di mercato molto importanti nell'Europa occidentale e nel Nord America. È il caso della Marazzi, azienda leader mondiale nel settore, che risponde alla crisi con un piano industriale di 90 milioni di investimento e nessun licenziamento. Marazzi ha continuato, nonostante la crisi, in questo suo percorso di ricerca tecnologica. Questo è uno degli stabilimenti delle linee più avanzate in questo momento disponibili, che poi diventa innovazione, che poi diventa innovazione di prodotto. È la nostra ricetta di reazione alla crisi, non è l'unica, perché poi naturalmente ci sono state altre misure relative al contenimento dei costi, però sicuramente uno deve sempre pensare anche al domani. L'impianto è la dimostrazione pratica di cosa vuol dire investire per attraversare la crisi, quindi per venire fuori dalla crisi. Impianto ultramoderno, grande tecnologia, prodotti innovativi, e questa è la strada per uscire dalla crisi. Il gruppo, da qualche giorno, ha avviato un impianto di ultima generazione
con due linee continue che garantiscono una capacità produttiva di circa 4 milioni di metri quadrati di prodotto ceramico all'anno. Piastrelle di alta qualità e grandi formati. Quello di fare prodotti nuovi con un notevole contenuto tecnologico che possano consentire una grandissima flessibilità anche nelle decorazioni, e questa tecnologia continua è sembrato l'ideale per questo tipo di necessità che abbiamo per servire i nostri clienti e i vari mercati in giro per il mondo. Sì all'innovazione dunque, volano per rilanciare il settore, accompagnata da un'attenta formazione professionale che punta al coinvolgimento dei lavoratori per una gestione integrata del ciclo produttivo. L'attività sui giovani è focalizzata prevalentemente anche in questo momento difficile sulla formazione per i commerciali, perché comunque il primo problema è vendere un prodotto eccellente, un prodotto che non si realizza altrove con queste caratteristiche. In quest'area comunque c'è ancora capacità d'assorbimento anche in una situazione, insomma, delicata, diciamo. È un progetto importante per tutta quanta la filiera, per gli occupati delle imprese di questa filiera. Il progetto è finanziato da Fondo Impresa, che è il fondo delle aziende industriali, promosso da Confindustria, CGL e CISL UIL nazionali. Il progetto realizza attività formative sia di carattere trasversale sia di carattere specialistico. Significa che le imprese e i lavoratori possono beneficiare di fondi per la formazione dei lavoratori. Stretta sinergia tra le parti per non disperdere le conoscenze e le competenze acquisite, difficilmente reperibili altrove. Ma quali potrebbero essere le misure da mettere in campo per valorizzare e rilanciare il settore? È un settore che è collegato e delegato soprattutto al gas e al petrolio, per cui il costo della materia prima. Essendo queste fabbriche energivore, il costo del petrolio e del gas, quando è molto elevato, mette in difficoltà tutto il settore stesso. In questo caso noi abbiamo chiesto due questioni al governo attraverso un rapporto unitario con Confindustria, CGL e CISL UIL, dove si richiedono prima proseguire immediatamente sulla politica della casa, e le regioni, che ormai hanno rinnovato il voto, devono legiferare questo aspetto molto importante proprio per rilanciare l'immobile in Italia, e secondo, una politica per quanto riguarda il costo energetico, perché queste aziende sono molto legate ai costi energetici ed è opportuno che il governo lanci una politica del gas costo inferiore rispetto al costo attuale, proprio per dare una spinta a queste aziende per poter produrre con costi inferiori relativamente alla materia prima. Questi sono i due punti essenziali che abbiamo chiesto all'interno di un documento unitario e che abbiamo sottoposto al governo, sul quale però stiamo ancora aspettando e attendendo la data dell'incontro. Questo settore si è sempre caratterizzato per una diffusa contrattazione di secondo livello, quindi oltre al rinnovo periodico del contratto nazionale abbiamo avuto sempre una diffusa contrattazione di secondo livello. Il salario nostro è legato alla crescita produttiva e qualitativa dell'azienda. Abbiamo anche introdotto quello che noi chiamiamo il welfare contrattuale. In alcuni casi, per esempio come la stessa Marazzi, abbiamo introdotto per esempio una quota prevista mensile per le mamme che portano i bambini all'asilo, la sanità integrativa, quindi abbiamo anticipato quello che io mi auguro sarà uno dei contenuti del prossimo rinnovo contrattuale nazionale. Sviluppando con il Comune di Fiorano un progetto di welfare contrattuale con delle commissioni trilaterali, c'è sindacato, impresa e istituzioni, per la realizzazione di asili interaziendali e progetti di trasporto pubblico per i dipendenti delle aziende ceramiche. Intanto il distretto aspetta da anni la bretella autostradale Sassuolo-Campo Gagliano
che con soli 14 km consentirebbe di snellire il traffico commerciale e velocizzare il trasporto su gomma verso i mercati del Nord Europa.